Purtroppo sì, salterò il derby anche perché ho cercato fino alla fine di recuperare, ma purtroppo no, non ce l'ho fatta. E il ritorno in campo, sinceramente, non lo so. Spero di riuscirci contro il Palermo, ma questo valuteremo giorno dopo giorno se migliorerò. Ma è normale che lì per lì. Sentendo questa intervista ce l'ho rimasto male, però ognuno è libero di esprimere ogni cosa, di dire ogni cosa. Io anche perché con Franco ho avuto sempre un bellissimo rapporto, anche quando andavo via, non ci ho avuto mai problemi, né con lui né con tanti altri. Perciò quando lui arriverà, penso presto, specificherà questa pigrizia, il significato preciso, cosa volesse dire. Però io già l'ho accantonato, sinceramente. Accantonato e per il bene della Roma, per il bene della squadra, per il bene di tutti. Perciò lui è un direttore conosciuto nel mondo. Uno dei più bravi, perciò fa piacere che è nello staff della Roma e spero che possiamo rivincere insieme. Ma io spero di non essere mai un problema della Roma, anche perché ho cercato sempre di dare qualcosina in più di quello che ho dato per questa squadra, per questa città. Perciò le parole che sono uscite sinceramente un po' all'inizio mi hanno dato un po' fastidio, però ogni anno ce n'è sempre una su tutti e quest'anno che creavo problemi sia alla squadra che il problema economico. Però alla fine ho avuto un chiarimento con il direttore, ho chiesto quale fosse la verità sul mio conto, se facevo parte veramente di questo benedetto progetto e mi hanno detto che sono al centro del progetto e fortunatamente sono cambiate tante cose.